A Erba riconsegnati i locali di Ferrovie Nord al consorzio Erbese Servizi alla Persona. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione che hanno interessato i locali della stazione di Erba, diventati inagibili a causa di infiltrazioni d'acqua dal tetto dovute al maltempo degli scorsi mesi. Gli spazi di proprietà di Ferrovie Nord sono affidati in comodato d'uso al consorzio Erbese Servizi alla Persona. Attraverso il progetto Youth Lab e la fondazione della comunità provinciale comasca, il consorzio Erbese nel 2019 ha firmato una convenzione con alcune associazioni, fra cui lo Snodo, che ne hanno fatto un luogo aperto all'intera comunità. Per Ferrovie Nord le grandi opere sono importanti tanto quanto è importante l'attenzione al dettaglio, spiega Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovie Nord. Per questo mantenere le nostre stazioni in buono stato, assicurando decoro e pulizia, è per noi fondamentale. Proprio l'assegnazione in comodato degli spazi non più utilizzati per l'attività ferroviaria, spiega ancora Caradonna, è un aspetto fondamentale in questa attività di cura degli ambienti e anche di presidio per mantenere le stazioni più vive e sicure. I lavori hanno riguardato, tra gli interventi, la sistemazione del sottotetto, la sostituzione di 60 pannelli di controsoffitto e poi il ripristino dell'intonaco e la revisione degli impianti elettrici.